C'è un ingegnoso secchio lavandino con sapone incandescente e niente acqua, no! Ti sei saponato e non c'è l'acqua. Latte milk? Latte in busta? Così? Al benzinaio vendono il latte in busta. Ebbene sì, amici, nel video di oggi esploriamo un po' di supermercati in Tanzania, ma non solo, perché ci sarà anche il lungo viaggio verso le pendici del Kilimanjaro, pieno di imprevisti, di disagio, come sempre, insomma. Un sacco di momenti con i local, ne vedremo delle belle, mettetevi comodi, il video sta per cominciare subito dopo lo sponsor che l'ha reso possibile. In Africa fa molto caldo, ma soprattutto il sole equatoriale non lascia scampo a nessuno, ed è importantissimo proteggersi dai raggi UVB, che sono quelli che causano le scottature. Ma poi il sole con i raggi UVA può causare problemi a lungo termine, oltre all'invecchiamento precoce della pelle. Quindi, amici, mi raccomando, la protezione, sia in viaggio sia nella vita di tutti i giorni. Quindi grazie a La Roche-Posay per aver supportato il video di oggi. Mi hanno mandato i solari Antelios, suscitando parecchia invidia, perché tutte le volte che lo dico mi dicono: oddio, La Roche-Posay, quali sono i migliori? Questo fluido viso è molto leggero e offre una protezione estrema anche dagli UVA ultra lunghi. Per il corpo c'è il latte ultra resistente ad acqua, sudore e sabbia, tutte confezioni entro i 100 ml, quindi perfette per il bagaglio a mano in aereo. Protezione viso e collo e protezione per il corpo non devono mai mancare, anche quando ci sono le nuvole, mi raccomando. Tra l'altro, davvero, io ho viaggiato tanti anni senza prendermi abbastanza cura delle mie braccia, e la pelle delle braccia, raga, è come se fosse invecchiata prima rispetto al resto. Quindi mi raccomando, amici, non sottovalutate l'importanza della crema solare. Non è solo una questione estetica, è una questione di salute. Quindi grazie alla Roche-Posay, anzi a La Roche-Posay, vi lascio un po' di info e link in descrizione, e buona visione. Buongiorno, amici. Ieri sera ero troppo cotto e mi sono dimenticato di tirare la zanzariera. Mi hanno massacrato abbastanza. Questo mi spezza ogni volta. Devo dire che la camicia brutta che ti ho regalato è veramente molto bella. Ottimi gusti in bruttezza. È spettacolare. È denso. È molto denso. Sta diluviando, zio. Questa pioggia non ci voleva. Vai, la giornata di oggi comincia con un'oretta e mezza di strada. Io sincero non so come tu faccia a lavorare sul minivan. È un superpotere, lo so. Facciamo una ricarica al volo. Lenana. Hey. I love your outfit. Ah, thank you very much. You are amazing. Amazing. Per fare la ricarica devi praticamente comprare queste scratch card. Ricarichi la scheda con i soldi e poi devi acquistare i bundle di internet. Stavo proprio per fare una clip in cui dicevo che ci stanno fermando un sacco di volte. Siamo stati fermati ancora dalla polizia. Ci hanno fermato di nuovo. No, cioè, ci ha fermato di nuovo la polizia e ci hanno l'autovelox in mano. Mi sa che ci siamo beccati la multa. Uno si aspetta di venire in Tanzania e di avere caldo. In realtà fa freddo oggi. Fa molto più caldo in Italia. Poi vabbè, sta anche piovendo ora. E a me dispiace tantissimo che piova oggi, perché la visibilità è quasi zero. Nella zona in cui ci troviamo si vede benissimo il monte Kilimanjaro. Di solito, oggi no. Però posso dire che c'è qualcosa di più bello del Kilimanjaro oggi da vedere? Oh, ma è caldissimo. È bollente. Ci hanno scaldato l'acqua per lavarci le mani, che carini. Cioè, è più caldo dell'acqua della doccia. Ci hanno portato questo snack. Sono due ciambelle e un uovo sodo. Forse l'acqua con cui mi sono lavato le mani è quella con cui hanno fatto bollire le uova. Facciamoci questa seconda colazione Hobbit. Il ciambellone inzuppato, tanta roba. Io vorrei assaggiare il milk tea, ma scotta troppo. Sa di super mucca. Mi sa che questo è tipo latte appena munto, eh. I miei nonni non avrebbero avuto nulla da ridire, perché loro lo bevevano sempre così. Ah, questo milk tea è spaziale comunque. Potrei farlo anche a casa, ma è proprio un altro latte. Lenana,
Can I explain about your Masai symbol on your face? Yeah. Se ci fate caso, l'Einana ha due segni, due cerchi sulle guance che vengono applicati ai bambini quando sono piccoli come segno di appartenenza alla tribù Masai. Inoltre, il sorriso di Leinana è molto particolare perché hanno anche questa cosa del crearsi degli spazi tra i denti, affilarsi i denti sin da quando sono piccoli per masticare meglio la carne. You eat a lot of meat, you Masai people, right? Yeah, of course. Ecco, e quindi si fanno questa cosa i denti perché così mangiano meglio la carne. No, gli ho chiesto se mi fanno provare a guidare il Boda Boda. Quindi questa è frizione, questo è freno davanti. Altro break. Break. So the first one is down. Tu sei proprio sicuro, eh? Io non la so guidare la moto. Gli siamo bene. Allora io nel dubbio mi sposto. Parando le marce, non le so usare. Siamo appena ripartiti e la polizia ci ha fermato di nuovo. Per di capire che vogliano soldi. Stiamo percorrendo un sacco di strada, siamo in mezzo alla savana praticamente. Di là dovrebbe esserci anche l'Amboseli National Park. Davvero peccato per questo brutto tempo. Molto bella però questa strada. Ok, questa macchina ha un problema. Credo perda olio. Comunque è impossibile tener conto delle sfighe che hanno caratterizzato questo nostro viaggio. E non è nemmeno finito. Arrivati finalmente dopo tre ore. Guardate che spettacolo la casa in cui siamo ospiti oggi per pranzo. 3, 2, 1. Ci hanno preparato un sacco di cibo, ma io non ho minimamente fame. Ti verrà fame, come se ti verrà fame. Io non ho fame, guarda quanto cibo c'è. Che posto meraviglioso. Tra l'altro non so se notate, ma siamo tutti vestiti abbastanza pesanti perché siamo in montagna e fa freddo. Guardate quanto riso, due tipi diversi. Questo è platano, queste credo che siano patate. Poi abbiamo la carne, i piselli, altre verdure. Per finire frutta e bibite. Look at my food. Eh sì, questo sì che è un bel piattazzo. Ospitalità esagerata, però io non volevo esagerare col cibo. Sembra tutto super super buono. Questo è l'avocado delle loro piante. Fenomenale. Madonna. Non so cosa stanno bruciando, ma qua non si respira. Comunque siamo a 1200 metri sul livello del mare, ma dormiremo a 2000 metri. Quindi stanotte farà freddo. E questa cosa mi gasa tantissimo. Cioè adesso sono in maniche corte, ma fa freddo. Comunque adesso capiamo dove è finito il nostro autista e andiamo via. Questo posto non è un bel posto, cioè non è un bel posto in cui rimanere. Il nostro furgoncino sta facendo un po' fatica perché la strada è molto in salita, ma tra poco arriviamo. Siamo arrivati. Stanotte si dorme qua e questo posticino è veramente bellissimo, se non fosse che la nostra stanza non ha riscaldamento, che in Tanzania non sembra un problema, ma ci troviamo a 2000 metri. E quindi la nostra unica speranza sono queste belle copertone. Indosso tutti i miei vestiti più pesanti e ho comunque freddo. Mi dispiace di avere due letti separati, col matrimoniale ci saremmo tenuti al caldo. Se vuoi c'è quello spazio sul mio letto. Comunque la stanza è molto bella, abbiamo anche la televisione, prese elettriche, umidità, un bagno vero e questa enorme doccia che a quanto pare è anche bella calda. Ahimè, tutte nuvole, niente stelle questa sera. Starei qui tutta la sera davanti al camino a guardare la tele in Swahili, ma ci hanno appena detto che il cibo è pronto, quindi andiamo a cena. Riso, pollo, verdure e salsa di arachidi spaziale. Questa cena davvero niente male. Ah. E adesso andiamo a congelare.
Ho notato solo adesso che ho l'asciugamano smarronato. Che dici, ah, va bene questa? Bella. Andiamo a nanna perché domani ci aspetta un'ultima giornata intera qui in Tanzania, molto impegnativa. Buonanotte tesoro. Oddio, c'è il sole. Magari riusciamo a vedere il Kilimangiaro, il cielo è bello azzurro. Vabbè, buongiorno amici, andiamo a fare colazione. Questo è la mia macchina. Intendo, sarò qui tutto il giorno. Guardate che bel secchiello di margarina. Questo si tramanda da generazioni. È tantissima. Io ho già preparato i nostri avocado di ieri, che ci siamo guadagnati strappando il mais secco. Panino e facciamo un bel avocado toast. Banane di normali dimensioni. Questo è bello. Secchiello di peanut butter. Questo è sale. Ma c'è la P e mettono il sale. Che colazione da signori, ragazzi. Mettici la marmellata in centro, poi arrotola tipo. Tipo Rolex. Mamma mia. Un po' tossico. Adesso non vado. Ci si tratta bene, scusa. Dai, è uscito il sole, posso lavarmi. Vediamo se riesco anche ad accendere. No. Ok, dovrebbe essere acceso lo scaldabagno. Comunque stanotte ha fatto freddo, anche perché la nostra porta non si chiude. Cioè, tipo, rimane un po' aperta. Ma no, sono tornate le nuvole a coprire il Kilimangiaro. A questo punto, amici, inizia la nostra ultima giornata di viaggio, che però vorrei farvi vedere nell'episodio di settimana prossima, perché siamo stati ospiti di una famiglia Masai per il pranzo domenicale e a livello di contatto con i local è stata una delle esperienze più belle di sempre, che merita assolutamente un video dedicato. Questa famiglia Masai è il motivo per il quale ci siamo spostati fino al Kilimangiaro, accollandoci tutto lo sbattone e le ore di auto per arrivare qui al confine con il Kenya. Prima di lasciare la città di Moshi, però, mi era venuta un'idea. Sapevo che saremmo stati ospiti a pranzo e quindi ho pensato che c'era una cosa che volevo assolutamente trovare per portarla in regalo ai Masai e fargliela assaggiare, e questa cosa andava recuperata in uno dei tanti supermercati tanzani che sono andato a filmare durante il viaggio. Quindi adesso vi metto tutto il pezzo dedicato ai supermercati in Tanzania. Che viaggio sarebbe senza un bel giro nei supermercati locali? Andiamo a vedere cosa vendono nei supermercati in Tanzania. Un viaggio normale, oserei dire. Ah, ma quindi la mozzarella con una sola Z, mozzarella, la tengono in freezer, la congelano. Buonissima cioccolata, ma credo che sia tutta sciolta. Sciolta? Beh, giustamente, col caldo che fa. Sì, forse sarebbe meglio metterla in frigo. Però tutto lo spazio è occupato dalle mele. Hanno diverse varietà di Fanta in bottiglie, a parte che sembra sciroppo, in bottiglie piccolissime. Cioè, guardate questa bottiglia quanto è microscopica e guardate quanto sembra sciroppo questa Fanta Fruit Blast. Belli questi pesciolini essiccati in snack, devono essere molto profumati. Le spugnette Simba. Vendono anche i monorotoli di carta igienica, tra l'altro neanche tanto grandi, tutti incartati singolarmente. Qua c'è tutta una zona snack con il platano fritto, altre cose, queste fette di pandoro. Che bella questa pasta Santa Lucia, è bellissima. C'è anche la pasta Mutlu. Un pacchetto di pasta costa ben 4.000 scellini, volendo ci sono anche le lasagne, 9.000. Lo zucchero di datteri, altro zucchero, riso. E questo qui invece era l'olio che hanno utilizzato prima per prepararci il chapati. Questo qua era l'olio che utilizzavano nella casa in cui siamo stati oggi. Chi prova sole non lo lascia più. Credo che la bottiglia perda un po', perché adesso ho la mano unta. Le mie patatine. Bello questo colluttorio Amalfi. Visto che siamo senza shampoo, ci prendiamo questo qui per bambini al gusto mango. Guardate questa. Cioè, questa qua è frutta secca sotto miele. Cioè, è un vasetto di miele pieno di frutta secca. I nomi dei biscotti sono molto simpatici. Al posto degli Oreo ci sono i Porleo Max. Poi ci sono i biscotti Mama TikTok. Ma i più geniali sono gli It's Some More. It's Some More, bellissimi.
hanno i mini Oreo alla fragola. E poi ci sono i Porleo. Quando faccio questi video dei supermercati e mostro prodotti strani con nomi palesemente farlocchi, mi viene scritto a volte che in realtà i brand hanno lo stesso prodotto che si chiama in modi diversi a seconda del paese. Ma in realtà, come potete vedere, ci sono sia gli Oreo che i Porleo, che sono proprio la versione farlocca. E io comprerei questi. Questa è bella, eh. Lo vuoi, zio? Te la prendo? Un po' di cappuccino Mahmood. Io sono sconvolto che tu ti fermi su ste Slice Lolly al. Che gusto è quello? Quello verde. Tu non ne vuoi? Ci prendiamo anche questa borsettina tra quella di Louis Vuitton. È originale. Mica tarocca. Vendono anche le infradito, ma non sono Havaianas, sono Bahamas. Assaggiamo un fantastico ghiacciolino tanzano. E ho 30 secondi prima che si sciolga. E se non ci siamo presi uno Square House oggi a pranzo, colpo di grazia. Ma no, noi siamo ottimisti. Chissà quale virus c'è invernato qui dentro che minaccia il nostro intestino occidentale. Siamo troppo deboli. A parte gli scherzi, è tipo un ghiacciolo incredibile. 10 su 10. Comunque, già che ci siamo, vi faccio vedere anche altri mini market e supermercati che becchiamo durante il viaggio. Adesso però abbiamo una missione: trovare un supermercato. Vediamo se questo qui è aperto. In teoria dovrebbe chiudere alle 9. Mi è venuta in mente un'idea per le prossime volte in cui incontreremo delle comunità locali. C'è una cosa che vorrei tanto fargli assaggiare, però prima dobbiamo trovarla. Ho trovato il supermercato più sfornito di tutta Moshi. Sicuramente mi prendo queste fantastiche chips di banana che saranno buonissime. Guardate come sono belle fritte. 4000 scellini. Questo è bello. Il cioccolato italiano, è un Kit Kat tipo? È un Kit Kat tanzano, si chiama italiano. Creazione culturale. Nel frattempo è andata via la luce qui nel supermercato, quindi illumino tutto con la torcia del telefono. Mi ricorda l'Iraq. Tra l'altro fa caldissimo qui dentro. E i frigo si sono spenti perché non c'è corrente. Vendono la farina di mandorle e anche la farina di anacardi. Wow, questa non l'ho mai vista. Farina di semi di zucca. E questa è la tomato sauce che ci fanno trovare a volte a tavola al posto del ketchup. Altro mi sa che è andata via la corrente in tutto questo quartiere, cioè siamo proprio al buio. In ogni caso vorrei assaggiare il platano fritto. Mi sa che è banana, sai? Avevo letto bene. Banana? Infatti è dolce. È vero, ci spaccano un po' i denti, sono molto dolci. Aspettavo perché in genere sono salate. Buone però. Andiamo a vedere cosa vendono. Il Sambuca Zappa mi fa molto ridere. Vendono il caffè che è dentro questi sacchetti fatti con i tessuti tipici africani. Che figata. Tanzania Simba Chai, questo me lo porto a casa. Vendono lo shampoo in tanica, cioè queste sono delle taniche di shampoo. Egg hair shampoo, come egg. Molto comoda in doccia questa confezione. Chiaramente ne compri tanto e fai il refill. Questo è sapone. Peccato non vendano anche il balsamo in formato tanica, perché mi sarebbe servito per sciogliere tutti i nodi dei miei capelli formatisi in questi giorni. Questi sono i biscotti allo zenzero, li prendiamo? Nice. Zio, mi tieni qua un attimo che volevo fare un close up. Ma vaffanculo. Particolarità di questo supermercato africano: da una parte del negozio c'è una tipologia di musica, dall'altra parte c'è una musica diversa. Anche qui vendono le uova sfuse come in Uzbekistan. Eccola la nutellona. Adesso prendo quella grande o quella piccolina? Io prenderei quella grande. 21.000, dovrei averli, quindi dai, facciamo assaggiare un po' la Nutella ai nostri amici. Sempre che non l'abbiano già provata. Di base con il ciapati sarà una bomba. Quanto sarà bella sciolta con questo caldo. Questa è la prima volta che vedo una cosa così. Questa è la zona riso, vendono i bustoni di riso anche in formato sacchettone con cerniera, secchiello di grasso vegetale. Oltre alla pasta Santa Lucia hanno anche la pasta Regina. Potremmo farci una pasta con i pomodori secchi. Nutella presa. Quella da sola è costata all'incirca 20.000 scellini, qualcosa di più. Se il masculine, il deodorante dei veri uomini. Come si fa a chiamarli Olez? Se sposti la O di qua diventano i Lezzo.
Quindi Nutella recuperata, nel prossimo video vedrete la reazione dei masai che assaggiano la Nutella per la prima volta. E non sarà la reazione che vi aspettate. Perciò nel prossimo episodio vedrete questo incredibile pranzo super local che abbiamo fatto ospiti di questa comunità, che beneficia degli alberi piantati da Tridom, che ringrazio tantissimo per aver organizzato questo viaggio. Dopodiché ci sarà il nostro rientro in Italia e la conclusione del viaggio. Nel mentre, amici, spero tanto che questo video, il video di oggi, vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto tra i commenti se vi va. Mi auguro che stiate passando una bella estate. Io sto montando video per non lasciarvi scoperti neanche un lunedì. E a tal proposito, lunedì alle 19 ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!